dell'esperienza fatta al primo practitioner che si è tenuto a ottobre e parliamo della tematica del family business, che per me è una tematica che mi sta particolarmente a cuore. Innanzitutto perché la mia attività professionale ha visto gli esordi all'interno di un'azienda che era legata al mio gruppo familiare. E in secondo ordine perché il family business ha per me un particolare fascino perché ha l'integrazione di due aree che riguardano il coaching nella mia attività professionale, che è l'area di business naturalmente e l'area familiare, che già viste come aree singole sono due sfere di applicazione del coaching molto complesse. Addirittura unite insieme diventano veramente una dinamica molto 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 interessante. Venendo invece al trainer, Luca per me non è stata una scoperta, nel senso che avevo conosciuto Luca come è stato mio coach in un momento molto particolare della mia carriera professionale. E già in quell'occasione avevo avuto modo di apprezzare le doti di guida e di ascolto di Luca, che ho ritrovato nella sua attività di trainer, unita a una grande dote, a una grande capacità di integrare le sue conoscenze di counseling, di coach e di trainer, e condire il tutto con una serie di casi aziendali, una serie di esperienze professionali che lui ha avuto anche recentemente, che rendono molto dinamico e molto interessante l'attività di training all'interno di questo corso. Per quanto riguarda invece il gruppo, questa è stata una piacevolissima sorpresa. Eravamo un gruppo di professionisti eterogenei, sia per ambito professionale che per esperienze precedenti, ma abbiamo trovato una grande convergenza quando abbiamo parlato di dinamiche che sono alla base del family business. Per me è stata una grande ricchezza, non solo come network, ma anche come possibilità di interazione, una possibilità di interazione che ha visto ciascuno di noi portare sul campo la propria esperienza e quindi andare a integrare di altre chiavi di lettura gli argomenti proposti dal trainer. Devo dire che inoltre la località scelta e comunque la modalità residenziale dell'incontro rende particolarmente piacevole l'attività di training, anche perché si offre la possibilità, al di là, diciamo, delle ore di aula, di confrontarsi con gli altri partecipanti e di condividere le proprie esperienze professionali e eventuali possibili collaborazioni. A chi consiglierei questo corso? Mi viene in mente naturalmente tutte quelle figure che sono vicine alla consulenza direzionale e in questo senso allargo la mia visione non soltanto ai consulenti di direzione classica, ma anche a tutte quelle figure, coach, counselor e professionisti che si interfacciano con la sfera decisionale dell'azienda familiare. E in questo senso anche coloro che sono comunque che hanno un ruolo consiliare di primo livello, che sono i consulenti fiscali e anche finanziari che si interfacciano magari con la proprietà dell'azienda. Perché lo consiglierei è soprattutto per focalizzare meglio la propria attività professionale. Sulle aziende familiari e sulle dinamiche che ci sono alla base delle aziende familiari e del family business, appunto. E che cosa ho ottenuto, che cosa posso ottenere da questo tipo di training? Beh, i vantaggi dal mio punto di vista si possono sintetizzare in tre macrosfere. Innanzitutto una possibilità di comprensione dell'ecologia che c'è alla base del sistema impresa famiglia, che allo stesso tempo permette di inquadrare meglio le dinamiche e
e di comprendere quelli che sono i punti di forza, le chiavi di successo, i punti di debolezza e aree di miglioramento che le aziende possono avere, quindi dove possiamo poi noi intervenire come consulenti. Il secondo aspetto è quello di entrare a far parte di un network di professionisti, che come dicevo prima è estremamente eterogeneo, ma proprio per questo diventa una fonte di ricchezza molto molto importante e molto interessante per gli interscambi professionali. Il terzo aspetto è quello dell'acquisizione di strumenti pratici, strumenti che sin dal giorno dopo il training è possibile applicare all'interno della propria attività professionale, di consulenza all'interno dell'azienda. E questa è una delle cose che ho apprezzato poi particolarmente di questo corso. In sintesi, si tratta di essere individuati come un professionista, in grado di conoscere e di comprendere quelle che sono le dinamiche del family business e allo stesso tempo di guidare sia la compagine familiare che la compagine di management attraverso le sfide che l'azienda si trova ad affrontare quotidianamente.